senso proprio Oddio. super basico e vabbè, però per Interessante. Dio non è, cioè non è un cioè anche preso non ironicamente, diciamo, Ok. è una polo che ci sta. Ok, Cioè, sì, perché non è poi così one-sided, dici. dipende dal giorno, lettera, cioè, so che sembra una cagata, ma dipende davvero No, no, ha dal molto senso invece, sì. giorno. Dipende la forma di entrambi. Cioè, c'è poco da dire. Io sono contentissimo di vedere Kai giocare perché appunto per quando giocavo da Arrivals mainavo Ori e quindi mi fa piacere vedere un po' di rappresentanza. E dall'altra parte però, come dicevo molto spesso, Ranno è il personaggio che userei se giocassi seriamente a questo gioco. Cioè Sì, proprio è il personaggio adesso. che punta e dico Madonna che figata sto personaggio. Ecco, adesso Kai prende la prima stock, ma come ho potuto vedere la prima stock di entrambi era molto even, cioè le percentuali erano lì, erano tipo 70-90, Sì. però cioè bel backer. Qua Kai bravissimo a azzeccare la DI, però questo trade non gli va bene, secondo trade upper backer. Ecco. Quelle situazioni in cui ti mette long tipo allo 0% sono un po' pericolose a volte, perché se non stai attento a attaccare le spike, muori. Certo. Bellissimo mix-up di long nel recovery, che è saltato sopra Sine, sopra l'esplosione. Sì, esatto. Non poteva fare il recovery migliore in quella situazione specifica. Quindi props, però Kai sta tenendo l'advantage. Sì, Più mamma mia, questi up uccide smash ogni nello stesso volta. identico modo di prima, se Sì. noti. No, è vero, è vero, è Sono vero. Up sulla strong sempre. stessa È curva. incredibile. Up smash con Sai incaricato e c'è poco da fare con l'up smash. Arriva anche alla piattaforma in mezzo, arriva in Sì, mezzo. lo so. Oddio. Quindi Mi piace un sacco come stia giocando effettivamente con. Non solo con Ori, appunto, anche con Sine. Cioè il fatto di fare comunque wave in, wave out. E al tuo out arriva in Sine, quindi esplode, poi dopo rientra. Cioè proprio oh. il gioco che dovrebbe essere base effettivamente di questo personaggio. Ma poi tra dire e il fare c'è sempre tanto. Qua Long prende una stock che è un po' la Oddio. stock della vita, perché ha fatto un backer Oh, quick spot. Long! Oddio! Oddio! Backer quick Impazzito! spot improvviso che non si aspettava Kai, infatti ha fatto DI out al posto che DI in. Ragazzi, oh, ma che! State calmi! Uscite dal bordo! Spaventosissima perché ti corre addosso, tipo, ci cioè fa dash dance in giro, non sai cosa fa. Sì! Incredibile! Oddio, Kai se lo Attenzione! becca. Oh, bellissimo upper uscendo dalla bolla. Ci piace, Vediamo. ci piace. Viene Oh, preso! Bello, bello, qua bello. Long è stato un po' greedy secondo me a fare quel side B a quell'altezza di nuovo, tra l'altro, perché l'ha fatto anche l'interazione prima, sempre sull'edge guard. Quindi ha rischiato un po' troppo, secondo me. Doveva essere un po' più paziente e piuttosto rischiare di più. Cioè, rischiare di più. Fa fare un'azione diversa, mix-upare le sue opzioni, insomma. Perché Certo. alla fine il rischio è relativo, cioè dipende se azzecca altro o meno. Beh, certo, sì. Allora, finiamo per la prima volta in questo torneo, su questo stage, e ti chiedo, è comune il fatto che non sia tantissimo rappresentato o è pura casualità dei matchup che ci siamo ritrovati adesso? Dipende anche dai player, tipo se tu vedi un set, questo stage c'è sempre. Ah, ok, certo. Anche comfort pick ci sta. È tra i miei tre preferiti, appunto. C'è la mia triade tipo stage di Ori, questo e Juice Veil, quindi. Questo è quello di Maypool, giusto? Sì, eh. Ok. Tree Top Lodge si chiama. Ok. Intanto. Oi! Questo secondo me è un andamento, non so come dire, cioè, mi viene da definirlo quasi classico di un set Kai Long, che sì, è equilibrato, però Kai ha sempre un po' l'edge, no? Certo. Sì, Kai in vantaggio, non di troppo, però comunque la stock in più, quindi la pressione è tutta su Long. Ecco
la long spike classica col fair, bravissimo. Sì, che nel match di prima ne ha provate tipo 800 e finalmente è arrivata. Sì. Adesso si stanno entrando un po' schmobè, bellissimo. Ma no, che combo! Peccato che non abbia convertito e... Che roba, sempre lo prende. Si prende gli up smash sulla piattaforma di Kai, sono un classico, almeno contro Long. Lo vedo. Ok? Comunque mi fa impressione quanto questi match tra loro due stiano venendo giocati nell'angolo e basta. Sì. Cioè passano penso buon 70% del tempo in un angolo o nell'altro e poi quel 30 giusto timido centro stage che è solo un modo per andare all'angolo. Sì, praticamente così. Che assurdo. Tra l'altro è successo tipo 5 interazioni fa. Però vorrei evidenziare la recovery che ha fatto Long prima, che ha messo fuori la bolla, facendo pensare a Kai, ah sì, adesso faccio qualcosa con questa bolla, ma in realtà l'ha lasciata lì, è andato giù, ha fatto up, ed è tornato. Detto questo, si è preso 3 up e è morto. Nice. Un classico di Ori, questo. Sì, che è il classico Ori. Però vabbè. Si sta. Sì. Tipo come Orkane al Baker, Ori al Upper e Zetterborn al Fair. Sì. Tutti i personaggi hanno quella mossa lì, insomma, quindi... Allora, Compagni ora partirà il terzo match e io farei una... Intanto, mamma mia, che movement incredibile. Finirei questo set. L'inizio del prossimo set ti lascio un attimo da solo, che vado un attimo in bagno, che sto impazzendo. E poi dopo, niente, ritorno e riprendiamo normalmente. Certo, ok. Intanto qua Long, madonna, stai calmo. Long, secondo me, è stato un po' troppo impaziente con l'ultima edge guard che ha provato. Oddio, ok. Perché Kai non è che avesse propriamente risorse e si è fatto beccare dall'Upbeat, che era l'unica cosa che poteva salvare Kai. Bella tech, intanto, a parte Long. Oddio! È la bolla a volte è devastante perché ti salva 6 milioni di volte. Che Al posto che spettacolo. morirebbe dentro la bolla. Vediamo. Wow, ok. Lì non ho ben capito quel Nair così alto e così verso centro stage di Long. Cioè, non... sul momento non ho capito cosa coprisse, ma probabilmente lui lo sa meglio di me. Ok, magari un misclick, dici? Oh, lì hai notato che ha fatto slide fuori. Bellissimo. Questo era un edgeguard che era obbligato a fare con l'airdodge, ovviamente, perché sennò non tornava. Perché Rano non ha molta air speed, no? Certo. Quindi ha fatto la recovery perfetta, cioè la recovery, l'edgeguard perfetta, facendo quel fair lontanissimo, super deep, e ho usato airdodge ed è tornato. Attenzione qua, momento critico. Dio. Riesce a metterlo nella bolla, ok. A volte si estende quell'hitbox che... Boh, non capisco cosa succede esattamente. Bello. Nice, intercetta molto bene. Comunque, la bolla qua lo salva perché sarebbe morto. Cioè, alla velocità che stava Oddio. andando, secondo me sarebbe morto. Cioè, non mi sembrava di Ain quella che ha fatto Long. Ok, mette la bolla di nuovo, cerca di ritornare con i Bello. down air. Bellissimo, bellissimo. Ottimo. E qua la pair fa il suo Viene sporco comunque lavoro. intercettato. Come ogni volta, la pair è la risposta. Sì. Vabbè, ha velocità ottima, angolo qui manda ottimo, spike ottimo. Spettacolo. Long, se vede una possibilità del 0,1% che entri un fair, lo fa. Sì. Quindi... Ho presente da un air di Capitan Falcon, mio fratello, letteralmente. Quindi, vabbè, lì la possibilità era molto più alta dell'1%, ma comunque... Ok, tanto momento di scambio per quest'ultima possibile stock del set. Vediamo se Long riesce a reagire o se Kai si porta tutto a casa. Oddio. Vediamo se Long riesce a prendere questo game oppure no. Sta ovviamente cercando di ballare Aia. attorno ai dash attack, ma alla fine l'F è stronzo.